Allora, ciao a tutti, io sono Aleranda e sono un musicista e a me mi piace che mi abbiano chiesto di avere delle idee per questo programma e io invece di idee ho cercato degli artisti. A questo punto vi voglio far conoscere un grandissimo direttore d'orchestra che si chiama Bruno Tommaso, che fa parte del progetto Barga Jazz. Diciamo che abbiamo avuto un'idea folgorante, o meglio l'ha avuta Giancarlo Rizzardi, cioè quella di inventarsi questo festival, in apparenza un festival destinato a degli intenditori, a dei musicisti di nicchia. In realtà si è visto che Barga ha acquisito sempre maggiore importanza dal punto di vista della cultura musicale jazzistica italiana e non solo italiana, europea. Grazie a questa iniziativa, diciamo pure, si sono create molte occasioni per far luce sia su compositori che su arrangiatori che su esecutori all'interno dell'orchestra e anche come ospiti esterni. Tanto per fare una serie di nomi interessanti, voglio dire, da Paolo Fresu allo stesso Luca Flores, al compianto Luca Flores, da Stefano Bollani, questo per citare quelli, diciamo pure, che sono diventati famosi, ma ce ne sono tantissimi altri. Forse dai nomi meno eclatanti ma altrettanto interessanti sotto il profilo artistico, che a Barga hanno fatto un'esperienza molto interessante da tanti punti di vista, soprattutto nei primi anni della loro carriera. Me ne viene in mente un altro, Mauro Grossi, per esempio, uno dei musicisti più interessanti che ci sia, almeno nel panorama toscano, italiano e anche oltre. Oltre a questo, bisogna dire che Barga è una delle tante piccole realtà italiane, sono piccole quantitativamente, ma sono grandi dal punto di vista qualitativo. Diciamo pure, ciò che è stato, se noi facciamo un piccolo, rapidissimo calcolo, ogni anno pervengono a Barga tra i 40 e i 60 brani. Di questi ne vengono selezionati per essere eseguiti tra i 10 e i 15, a seconda delle annate. Se noi facciamo un rapido calcolo, su 24 edizioni moltiplicato, cioè una media di 50, fate un po' voi che cosa vuol dire. Vuol dire che abbiamo tra Italia e Europa e qualche volta anche dagli Stati Uniti, musicisti e non gli ultimi arrivati che lavorano spremendosi le meningi per trovare delle soluzioni interessanti per il suono dell'orchestra, per lo sviluppo del jazz, per il grosso organico. E non credo che sia cosa da poco conto. Innanzitutto devo dire che sono state molto interessanti le edizioni in cui noi abbiamo avuto degli ospiti di rilievo per i quali sono stati scritti degli arrangiamenti o delle composizioni originali. E soprattutto quei personaggi che hanno saputo creare a Barga, con Barga anche un legame dal punto di vista appunto umano, affettivo e non solamente artistico. E allora mi viene in mente Dave Liebman, per esempio, che è stato ospite da noi alcuni anni fa e che è un grandissimo didatta, oltre ad essere un grandissimo sassofonista, per esempio. Io credo che quell'edizione lì sia stata, dal punto di vista dello spessore musicale, una delle più interessanti. Ma abbiamo avuto anche delle
edizioni, diciamo pure, dedicate a musicisti, ahimè, scomparsi, ma sono state interessanti proprio perché hanno portato i nostri giovani contemporanei a riflettere su quello che è stato fatto nel passato e a riviverlo, a rivisitarlo e a svilupparlo. Anche, diciamo pure, delle edizioni particolari, per esempio ci fu un anno in cui facemmo una edizione di Barga Jazz dedicata a Gorni Kramer. Ecco, gli italiani di una certa età ricordano Gorni Kramer come un direttore d'orchestra di musica leggera che, legato al mondo della televisione, delle commedie musicali e così via, ma ci si dimentica che già negli anni 30 Gorni Kramer è stato uno dei pionieri di questa musica in Italia. È stato uno dei primissimi, forse non il primo, ma comunque uno dei primissimi a fare degli assoli improvvisati su disco alla fine degli anni 30, e moltissime sue composizioni sono sicuramente degne dal punto di vista strutturale dei insomma, correnti, standards di origine americana. E quindi quello, per esempio, fu una delle annate, secondo me, interessantissime proprio per questi particolari punti di vista. L'orchestra, diciamo pure, ha una sua storicità. L'orchestra ha un organico, insomma, da big band, diciamo pure classica, con quattro trombe, quattro tromboni, di cui il quarto è un trombone basso, cinque sassofoni variegati, nel senso che abbiamo gli alti, i tenori, il baritono, ma anche l'obbligo del clarinetto e del soprano per alcuni brani. La sezione ritmica è molto densa, abbiamo pianoforte, contrabbasso, batteria, ma anche vibrafono e chitarra, quindi questo crea anche delle opportunità di coloristiche, diciamo pure, per i compositori abbastanza ampie, e proprio per quelli che vogliono dare anche delle pennellate diverse da quello che è la big band tradizionale. Poi abbiamo fatto delle piccole aggiunte a seconda dei casi. C'è stato un anno in cui abbiamo dedicato alla musica latina, abbiamo aggiunto delle percussioni. L'anno di Gorni Kramer aggiungiamo giustamente la fisarmonica. In altre occasioni abbiamo aggiunto il flauto, insomma abbiamo avuto molti colori da questo punto di vista. L'edizione di quest'anno si intitola Italian Songbook, è il frutto, se vogliamo, di una riflessione sul, appunto, ancora una volta sul nostro patrimonio, sul fatto che il patrimonio musicale italiano e in generale il patrimonio musicale europeo comunque è stato per tanti anni e tuttora è alla base del repertorio dei musicisti di jazz, perché ricordiamoci che gli autori di song in realtà erano, nella maggior parte dei casi, musicisti di origine tedesca, russa, francese, in qualche caso addirittura italiana, emigrati prima o poi negli Stati Uniti, e quindi, diciamo pure, c'è questo trait d'union, ecco, se vogliamo, tra la musica italiana e quella che è stata fatta negli Stati Uniti e diciamo pure poi sviluppata nell'ambito del jazz. Non solo, questo casualmente era il 150° anniversario della fondazione dell'Italia, e noi lo festeggiamo a nostro modo, ovviamente, non facciamo diciamo pure non siamo legati, diciamo, a queste atmosfere così patriottiche, di tipo, come dire, estroverso, così, insomma, un po' da cartolina illustrata, però a nostro modo siamo molto attenti invece ai processi culturali, ecco, se vogliamo, e questi li riputiamo invece estremamente importanti. Quindi abbiamo pensato di fare questa edizione dedicata alla canzone italiana, ma alla canzone italiana di tutti i tempi, quindi senza dare limiti. Poteva essere una canzone di Vasco Rossi scritta l'altro ieri, ma poteva essere, come è stato, anche una canzone scritta secoli fa, come è avvenuto. Quindi, diciamo pure, all'interno di questo grande repertorio poi abbiamo messo alla prova, appunto, i nostri musicisti, prima come arrangiatori e poi adesso quelli dell'orchestra come esecutori, per misurarsi su questo interessante repertorio e sul lavoro che è stato fatto sul repertorio, perché per esempio i brani che sono arrivati in finale hanno delle caratteristiche abbastanza interessanti, insomma, ognuno di questi ha un carattere particolare, è stata una rilettura mai, come dire, trita e ritrita, attenzione, perché anche quella dei brani che abbiamo suonato, quello che ripercorre il tema in maniera più vicina all'originale, che per esempio è la canzone di Marinella, eppure all'interno di questo trattamento noi abbiamo visto dei movimenti interessanti dal punto di vista delle modulazioni, dal punto di vista della ricerca del colore, delle citazioni, soprattutto relative al jazz modale,
e un finale molto legato alla tradizione bandistica italiana, che in realtà è una tradizione nobilissima, soprattutto per quanto riguarda, lo è stata per esempio per quanto riguarda la diffusione della cultura musicale italiana nell'Ottocento. Notoriamente non c'erano molti mezzi di comunicazione, soprattutto nei piccoli paesi, le persone che difficilmente potevano recarsi al Teatro della Scala a vedere l'ultima opera, però sentivano queste opere suonate dalle bande. E un po' la canzone di Marinella a un certo punto ha questa atmosfera, ha ricostruito questa atmosfera che tutto sommato ci è piaciuta. Ma poi insomma anche le altre hanno, ognuna delle altre canzoni ha avuto un percorso particolare, insomma, molto personale. Per fortuna non sono in giuria, quindi non devo dire qual è il migliore e qual è il peggiore. E questo mi libera molto. Non posso dirlo, non lo dico. Poi cioè, beh, sono come Filomena Marturano, sono tutti figli a me, insomma, quindi per il solo fatto di esistere, di scrivere, dedicare la loro attività a scrivere, anziché a fare cose, le cose pessime che potrebbero fare se dovessero imitare, insomma, chi sta in questo momento al potere, tanto per essere chiaro, insomma, beh, meritano di essere appunto lodati, diciamo pure, questi ragazzi, soltanto per questo motivo, per sapere esprimere una loro sana personalità. Ci al grado tutto. Nel 2012, maestro. È quello che ci auguriamo. Adesso io non ho la sfera di cristallo, però insomma spero che malgrado le difficoltà, insomma, ci si possa rivedere nel 2012. Tanto per dirne una, l'edizione 2011 è stata a rischio fino all'ultimo momento, perché sappiamo tutti quanti noi che il mondo dell'arte e della cultura ha grossissimi problemi finanziari. Li ha ancora di più quelle situazioni, chiamiamole appunto di nicchia, particolari, piccole, dove anche i 100, i 200 euro in più o in meno fanno la differenza. Beh, insomma, non so se avete notato, ma noi quest'anno ci siamo arrabattati, abbiamo dovuto rinunciare a alcuni concerti fatti fuori barga, che per esempio era uno degli aspetti interessanti della nostra vicenda. Abbiamo dovuto rinunciare a un giorno di prove, abbiamo dovuto stringere tutto quanto affidandoci sulla grande professionalità dei nostri musicisti. Abbiamo dovuto rinunciare a ospiti, diciamo pure, internazionali, perché il solo costo di un viaggio già avrebbe fatto la differenza. Ecco, sono delle piccole cose, ma non ci spaventiamo di questo, siamo riusciti, spero comunque, a fare una cosa di quelli qua. Tra l'altro il nostro ospite in questo caso è Barbara Casini, che è una cantante, un artista di livello internazionale che porta grande prestigio anche all'estero della nostra musica. Ci fermiamo un attimo e dopo vi farò conoscere una scrittrice. Offriamo servizi alle imprese, contabilità, marketing. Abbiamo una notevole esperienza nella distribuzione organizzata, siamo in grado di gestire l'apertura di nuovi punti vendita in tutte le fasi e seguirli nella crescita. Questo è CESEP. CESEP, un'azienda al servizio delle aziende. Bata, calzature per donna, uomo e bambino, sport, accessori e abbigliamento. Il tuo punto vendita lo trovi a Santo Stefano Magra, Spezia, a Gallicano Lucca, ad Avenza, Carrara, Licciana Nardi, Aulla. Bata, al passo con te. A Fornaci di Barga, Lucca, Poliambulatorio La Fornace. Diagnostica ecografia, diagnostica oculistica, fisioterapia, studi dentistici, totale copertura specialistica, cardiologia, medicina dello sport, medicina del lavoro, ortopedia, endocrinologia, ginecologia, otorino, urologia, psicologia, chirurgia estetica, scienza dell'alimentazione ed altro ancora. Per informazioni 0583 70 95 87. Poliambulatorio La Fornace, vicino a te, vicino alla tua salute. Coop Gestione, una grande azienda al vostro servizio, per pulizie industriali e civili, manutenzione in genere, allestimento negozi, consegne a domicilio con automezzi dedicati, facchinaggio per negozi e magazzini e molto altro ancora. Una squadra di oltre 100 specialisti al vostro servizio, con professionalità, competenza e puntualità. Coop Gestioni, 0583 70 84 84.
Adesso ci spostiamo in Versilia, provincia di Lucca, e vi faccio conoscere, come annunciato, la nostra amica scrittrice Deborah Benini. Ma chi è Giuliana Indiani? Giuliana Indiani è lo pseudonimo che ho usato nei primi due libri, che uno è uscito nel 2005 per ETS Amore ma quanti siamo e l'altro nel 2009 per il Filo Edizioni Anche pesci votano a sinistra. E Giuliana Indiani era la mia nonna, che io sono cresciuta con lei e praticamente lei mi faceva vedere tantissime volte Via col vento e voleva il suo nome in un cartellone. Voleva essere famosa, quindi ho pensato che quando è uscito il libro lei era morta e per renderle omaggio i primi due libri li ho dedicati a mia nonna. Poi questo libro ci tengo particolarmente perché tratta di argomenti attuali a cui io tengo molto, che uno è la violenza sulle donne, l'altro è l'ambiente e quindi mi sono sentita di dover uscire col mio nome vero. Il libeccio arriva da sud-ovest. È un vento violento, capace di provocare mareggiate impetuose. Le onde manifestano la loro potenza, mangiano la riva e travolgono l'aria. Alcune persone sono infastidite dalla prepotenza del mare, intimoriti dalla sua forza, dal rumore assordante e dalle raffiche di sabbia che graffiano la pelle. Io vado sempre a vedere. Il mio corpo è attratto dal vento, affascinato dal mutamento. Tutto viene messo in discussione. Tutto può plasmarsi e ripresentarsi con aspetto nuovo, migliore. La spiaggia il giorno dopo è levigata e integra, in totale armonia con l'ambiente che la circonda. Tutto è come deve essere dopo che è passato il vento. Voglio godermi lo spettacolo e rimanere ferma davanti a questa energia. Mi faccio attraversare, apro me, vedo cosa siamo. Un granello di sabbia, una goccia nel mare, un respiro nell'aria. Allora, vogliamo parlare di questo libro. E vuoi illuminarci te? Questo libro ha delle affinità con la tua persona? Sì, se alludi al titolo, il titolo che è uscito per Natale, il libro è stato molto venduto proprio per il titolo, Era meglio nascere orfani, quindi ha dato adito a diverse battute e cose del genere e è un pensiero che io condivido, perché la famiglia dovrebbe essere una cosa che ti stimola, che ti lancia, che ti protegge, che ti sostiene, che ti lascia libero principalmente. Invece molte famiglie ti ostacolano, addirittura ti creano traumi che nessuno si leva mai di dosso, i traumi che viviamo in famiglia non riusciamo mai a liberarcene, quindi era meglio nascere orfani, in questo caso sì, è veramente affine al mio pensiero. Sei Ale? No, devi dirti. Senti, per farci conoscere sempre meglio, cos'è che ti ha stimolato? Mi ha stimolato l'idea che se anche una persona, leggendo le cose che scrivo, possa fare un passo verso la partecipazione e non aver paura, è un pensiero che mi stimola sempre, perché credo che specialmente la situazione delle donne oggi in Italia sia sempre criticissima, tanto che hanno coniato un termine per descrivere questa mattanza che viene fatta tra le mura domestiche, che è il femminicidio. Cioè addirittura muoiono durante l'anno tantissime donne, c'è una percentuale altissima, addirittura il 95% delle donne hanno subito violenze e l'80% degli aggressori sono parenti, quindi il fratello, il padre, l'ex marito generalmente. E bisogna mettere fine a questa strage silenziosa. Questo è un libro piccolo, senza pretese, però è un librino che parla di queste cose, che vuole aiutare le donne a non aver paura, a unirsi, a essere aggreganti come sono le donne, sanno fare, e insieme uscire da questa omertà e denunciare. Tanto che il libro finisce il 25 novembre, che è il giorno nazionale dedicato alla violenza sulle donne, e c'è un numero verde citato anche nel libro, che è il 1522, per tutte le persone che subiscono violenza o che addirittura vedono, perché una cosa che ci distrugge è l'indifferenza. E quindi se c'è la motivazione principale che mi spinge a scrivere è perché le persone non rimangano indifferenti una all'altra. Senti, era meglio essere nati orfani. Dal titolo, secondo il mio punto di vista, non è
un libro che lo possiamo scrivere in qualsiasi momento della giornata. Te hai dei momenti particolari in cui scrivi e ti riesce meglio esprimerti? Era meglio nascere orfani, io l'ho scritto a ogni ora del giorno e della notte perché purtroppo non faccio la scrittrice di lavoro. Ho un ristorante, un centro estetico, quindi gli unici momenti che mi rimangono per poter scrivere sono la mattina prestissimo perché soffro di insonnia o la notte, quindi i momenti opportuni sono quelli che di solito si dovrebbero usare per dormire. Voglio dare un senso al tempo, identificare la mia voce, manifestare ogni mia parte. Voglio divenire, voglio toccare e sentire fino a morire. Voglio guardare senza distogliere lo sguardo, voglio rubare una conchiglia e tuffarmi nelle onde. Resto sott'acqua, nella quiete, sospesa in questo momento. Abbandono il rumore e le aspettative, mi allontano dalle cose. Rimango qui, defilata e serena, a guardare il mio corpo che fluttua. Mi rassegno all'ignoranza, sorrido davanti alla mediocrità, mi faccio scivolare di dosso alle prevaricazioni, come l'acqua che mi avvolge e non mi trattiene. Resto qui, sotto il mondo, sotto le parole senza voce. I miei capelli danzano nel sole, la mia testa è libera dalle delusioni, dai gesti che mi hanno offesa. Potrei morire per sapere quale sarà l'ultimo pensiero, per vedere le parole usate per il mio epitaffio, annegare in questa tranquillità irreale e lasciare solo le onde del mare sul mio volto. Continuo a nuotare e i pensieri si dilatano come voce nell'acqua, come vita che scorre fino alla fine, fino al momento in cui mi chiedo quale sia la differenza tra respirare e morire. Siamo vivi, camminiamo, ci addentriamo nelle ore, nelle persone. Questo non basta mai. Un senso di smarrimento ci invade. Fermi, fissiamo noi stessi nello specchio di casa, immobili, davanti alla TV spenta. Un nodo alla gola, una sensazione di inadeguatezza e di solitudine ci obbliga a pensare. Cosa abbiamo sentito mentre la nostra vita passava? Seduti sul letto, un rigo di lacrime marca le nostre guance e molto di più. Dove sono andati gli anni e i momenti che fanno di noi persone vere? Senti, questo è un libro corale. Come hai costruito questi personaggi così forti? Allora, questi personaggi così forti sono stati costruiti spontaneamente perché ho la fortuna di avere nella mia vita, da tutta la vita, persone che mi sono amiche e che sono particolarissime. E come nel libro, queste persone che mi circondano hanno dato spunto ai miei personaggi, quindi ho costruito il carattere su di loro, i loro problemi, le loro vite, le cose che gli sono accaduti. Ogni personaggio rappresenta una persona che conosco, una persona a cui tengo molto. E questo credo che sia uno dei primi messaggi del romanzo, cioè la coralità del libro è proprio il fatto che qualcuno noti il disagio di ogni persona e lo denunci. Quindi è stato un modo per mettere a nudo le problematiche di queste persone che io conosco e di aiutarle a sorpassarle o comunque già a denunciarle. È stato un passo avanti per la loro crescita emotiva, quantomeno. Quindi è stato per me facile caratterizzare così i personaggi perché li conosco personalmente, quindi è stata un'esperienza molto bella. I due personaggi principali sono due adolescenti antieroi. Sì, sono due adolescenti antieroi perché questi ragazzini, tutti e due, uno in particolare, la bimba, ha subito un trauma, ovvero la perdita della mamma. E da questa perdita questa bambina viene messa in una casa famiglia. Viene messa in una casa famiglia e tramite internet questi due ragazzini, uno che sta a Viareggio e uno che sta in Sicilia a Castellammare, si conoscono. Da questo moto di solidarietà che si respira nel romanzo, il ragazzino decide in prima persona, senza scappando di casa, di andare a aiutare questa bambina. E questo è un po' l'anima del libro, cioè il fatto che il bimbo così giovane, senza preconcetti, pregiudizi, senza niente che lo possa ostacolare nella decisione di aiutare un'altra persona, prende parte. E questo è proprio il motivo centrale del libro. Questo bambino che da solo parte muoverà tutte le altre persone a unirsi tra di loro e a fare il meglio che possono fare per salvare se stesse e la natura che li circonda. Cos'è la magia?
Allora, la magia l'ho usata nel libro principalmente per alleggerire gli argomenti che vengono trattati. Infatti il libro risulta una lettura facile, ironica. E la magia è stata usata proprio per dare un tono surreale, perché penso che ci sia bisogno anche di credere che veramente che la forza di due persone che si amano, che si vengono incontro e che si aiutano, possono davvero smuovere il mondo o far venire un terremoto o far venire l'arcobaleno quando c'è bisogno. Quindi la magia è sicuramente insita dentro ognuno di noi, e la magia che viene trattata nel libro è una magia pulita, che viene solo usata per aiutare gli altri. È una magia di antichità, di streghe, sicuramente è una magia di donne che si uniscono le une con le altre, creando situazioni surreali, anche grottesche, per avere la meglio sulla prepotenza di persone che vogliono prevaricarle. Una magia benefica e che ci fa prendere un pochino le distanze da quelle che sono le brutalità quotidiane. Siamo arrivati al termine di questo incontro e vi do appuntamento alla prossima settimana, e ricordatevi che noi siamo il limite di noi stessi. Ciao!